danneggiate o distrutte. Beh, la ricostruzione pesante era l'anello che mancava nel quadro per poter dire al cittadino che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un'impresa, di un danno leggero, di un danno pesante, può ripartire. Diciamo, restano fuori quelle aree che andranno perimetrate, ma che immaginiamo nel complesso del terremoto saranno poche. Quindi significa per la stragrande maggioranza dei marchigiani sapere che possono mettere a posto la loro casa senza spendere un euro, rivolgendosi a un tecnico e mettere in moto quindi quello che è il fondo, chiamiamolo, di tutti i percorsi che facciamo, oltre l'emergenza, cioè ricostruire quanto è stato danneggiato. Ci sono le risorse economiche, ci sono le regole, i percorsi, gli uffici, cioè tutto si è avviato. Già una quindicina di progetti sono stati approvati, quelli della ricostruzione leggera, sono pochissimi nel contesto più generale, però il segno di qualcosa che parte. La stragrande maggioranza delle SAE per ottobre saranno finite, perché il grosso, diciamo, delle approvazioni a livello comunale, cioè la consegna delle aree e l'approvazione del layout, è avvenuto fra fine metà aprile e inizio maggio, quindi i tempi poi conseguenti per fare tutti i passaggi, le opere d'urbanizzazione, l'arrivo e la messa in posa delle casette. Arriva ottobre ed è importante, perché ottobre è un po' il mese in cui riparte la vita delle comunità, quindi far coincidere questi due passaggi significa anche mettere in condizione di poter fare delle scelte importanti che riguardano la scuola, diciamo il ritorno a una prima forma di, tra virgolette, normalità.